Eccoci qui con Andrea De Rossi di Sky, qualche domanda sul Sei Nazioni, il torneo che sta per iniziare. I primi appuntamenti dell'Italia sono Inghilterra e Irlanda. Dunque, cosa pensi che possa succedere con la nazionale? Come vedi queste prime due partite? Beh, come già detto, sono due impegni durissimi, sono due squadre che sono arrivati ai quarti di finale, quindi le conosciamo bene, quello sì, ma sono sicuramente partite fisiche. Come ha detto l'Amaro, insomma, è un Sei Nazioni che non dobbiamo guardare tanto la prima partita o l'ultima, ma dobbiamo veramente cercare di affrontarle tutte nel modo giusto. Cominciare con l'Inghilterra o che sia Francia o Irlanda cambia poco perché appunto, l'obiettivo non è quello di dover battere appunto Inghilterra, Francia e Irlanda, ma è costruire un qualcosa col nuovo corso d'allenatore. Cioè, dovranno cercare appunto di arrivare in fondo a queste Sei Nazioni con qualcosa di positivo, qualcosa di nuovo, qualcosa che poi serva per costruire un gruppo. Perfetto. Diego diceva che alla nazionale manca un pochino di costanza, invece il coach diceva che non manca l'etica del lavoro, che effettivamente può sembrare un po' un ossimoro a pensarci. Tu cosa ne pensi di queste due dichiarazioni fatte poco fa durante la Sì, diretta? ma guarda, sull'etica ovviamente io sì, so le cose riportate, ecco, non vivo nel gruppo, quindi, però conosco un po' di giocatori, quindi su quello non lo metto in dubbio. Sulla costanza, sai, i risultati sono un po' un'altalena, ma è chiaro che quando ti scontri sempre con le prime 8 al mondo, non è semplice riuscire a trovare la costanza o comunque a trovare un equilibrio che ti permetta di poterle affrontare sempre tutte allo stesso modo. È chiaro che se quando poi ti incontri con quelle più sotto di te e allora arriva qualche risultato, subito prendi forza, prendi vigore, prendi quello che sono le certezze e dici, cavolo, allora forse ho costruito qualcosa di buono. È molto lo sport, il nostro sport è molto cinico, è molto crudo, è molto duro, quindi non ci sono sconti, non ci sono tempi morti, non ci sono palloni che vanno fuori per perdere tempo, quindi ti mette sempre in conto la realtà. E la realtà è che queste squadre del Sei Nazioni sono più forti di noi e quindi te ti scontri con loro e devi sperare che tu faccia la partita perfetta e loro sbaglino qualcosa. E allora puoi portare a casa il risultato come negli anni passati qualche volta è successo. Come mi dicevi prima, non sei nel gruppo, però conosci qualche giocatore. Quindi, con occhio esterno, dimmi un po' quali sono secondo te i punti deboli e i punti di forza di questa nazionale, in via generale. Ma guarda, secondo me dobbiamo sicuramente migliorare il gioco al piede, quello che poi Gonzalo Quesada vorrà fare, quantomeno l'uscita dai 22 è un aspetto molto importante che abbiamo creato praticamente una cosa nuova 2 anni fa con Crawley, e poi però sai, gli altri ci studiano come te studi gli altri, anche loro ti studiano, quindi studiandoti hanno capito quali erano i giocatori chiavi e come poterti fermare. Forse la cosa che dovevamo fare era un famoso piano B, cioè se non funziona il piano A deve esserci un piano B. Invece noi abbiamo continuato a insistere su quel gioco e poi alla fine è successo che magari perdevi palla o un calcio contro nei primi minuti, dove mentalmente invece lì serve trovare positività. Quindi sicuramente ecco, il gioco al piede va migliorato. Le fasi statiche, tutto sommato, non sono andate male, non vanno male, si può ovviamente migliorare, si può trovare qualcosa di nuovo, quello sì, e poi per quello che è il gioco dei tre quarti hanno dimostrato veramente di avere grandi qualità, quindi lì niente da dire. Credo che Quesada abbia un gran lavoro da fare e debba trovare veramente le chiavi giuste per non ovviamente distruggere quello che è stato fatto, e quella non è la sua intenzione, ma portare appunto dei piccoli dettagli che facciano crescere questo giovane, giovane gruppo. Ok, ultime due domande. Ti chiedo chi è il giocatore chiave che potrebbe cambiare o in alcuni momenti di difficoltà salvare la situazione? E poi se i recenti infortuni, anche se sicuramente avranno influenzato, quanto hanno influenzato la squadra? Guarda, il giocatore non è che un giocatore nel rugby può cambiare le sorti di una squadra, però se devo fare un nome d'Italia dico Menoncello. L'ho sempre detto nelle telecronache degli anni passati, ma conoscendolo non bene ovviamente così di persona, per me è veramente un talento, un giocatore che può rompere la partita, può veramente cambiare
le sorti, non dico che insomma un giocatore possa far vincere una squadra, però lui è uno, è veramente un giocatore che fa la differenza, e quindi punterei su di lui per quello che è, chiamiamoli anziani. E se posso ti dico anche un giovane, io direi Izegor, che è un giocatore nuovo, terza linea, sta facendo bene con Treviso e secondo me potrebbe essere una bella rivelazione. Per la prima linea sì, quello è un problema grosso, pilone destro è un ruolo fondamentale, la prima linea lo è il pacchetto in generale, e avere due assenze così importanti come Riccioni e Ferrari ovviamente comporta avere un deficit davanti, quindi far giocare dei ragazzi giovani. E sai, è vero che giocano le franchigie, ma non giocano nemmeno poi così tanto, quindi è un punto interrogativo che potrebbe essere forse un anello un po' debole, oppure come succede anche in altri paesi, tanti giovani che vanno al debutto in un gruppo di 8 giocatori magari riescono a emergere.